Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova puntata di Gossip Mania, altre 24 ore dove è successo veramente di tutto, tantissime novità dal mondo dello spettacolo italiano, ma non solo, infatti andremo persino oltreoceano. Oggi abbiamo veramente tantissimo di cui discutere. Al mio fianco, come sempre, Elvira Vigliano. Ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata e ben ritrovati a tutti. Ecco, facciamo subito un off topic perché stamattina finalmente è arrivata anche un po' a sorpresa questa notizia. È nata Baby V, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ed è bellissima, veramente bellissima. Si è scoperto finalmente il nome ed è Vittoria. Insomma, una vittoria che non c'è stata sul palco di Sanremo, però che c'è stata nella vita reale. Quindi adesso vengono fuori un pochino tutti quegli altarini che già si erano creati nel corso di Sanremo Ed avevano ragione e effettivamente con avevano le ragione. foto, il segno della vittoria anche del piccolo Leo, quindi tutto è stato poi Tutto posizionato. torna. Esatto. E poi, insomma, dobbiamo dire che è proprio grazie a loro che riusciamo a avere notizie, lampo su qualsiasi momento della loro giornata e della loro vita. Diciamo che era inaspettata questa notizia, sapevamo che era gli sgoccioli la gravidanza di Chiara, però mai immaginare che, insomma, un giorno senza sapere di un ricovero che sarebbe nata Vittoria. L'importante è che, insomma, stia bene, la mamma stia bene e che potranno tornare presto a casa. Vi daremo infatti domani tutte le info, per questo oggi abbiamo fatto soltanto un piccolo flash con questo aggiornamento, perché vi daremo domani tutte le info più dettagliate del ritorno a casa, come stanno. Credo sia stato indotto il parto anche perché Chiara era già uscita di conto, come Sì. si dice in gergo, stava andando incontro alla 40ª settimana persino, quindi davvero era esausta e non ce la faceva più, quindi credo sia stato un parto indotto, però l'importante è che stiano bene. Già queste bellissime foto, tutti perfetti, tutti Sì, bellissimi. senza sofferenze, insomma. Esatto. Diciamo che siamo abituati all'immagine delle mamme un po' sfatte, invece Chiara è perfetta in qualsiasi situazione, persino dopo un parto, anche se indotto. Eh sì, sono curiosissima di vedere anche la reazione del piccolo Leo che attendeva così tanto la sorellina. Baby V, Fedez ha provato più volte a spoilerare il nome, come il suo solito ormai che spoilera tutto, però effettivamente il nome è proprio Vittoria, quindi ha messo un po' tutti d'accordo. Diciamo che siamo giunti finalmente a risolvere questo puzzle che già si era creato mesi fa e quindi, insomma, credo che anche con Leone probabilmente anche la differenza di età potrà essere un problema man mano che si cresce, però insomma credo che anche lui sia stato un po' travolto da tutte queste emozioni e chissà se insomma ha capito cosa è successo. Eh sì, vedremo, vedremo. Domani vi racconteremo nel dettaglio tutto, ovviamente, anche perché abbiamo i nostri soliti quattro argomenti da sviscerare. Veramente ne vedrete delle belle. Iniziamo subito con uno degli argomenti più chiacchierati del periodo. Infatti, come abbiamo detto, il mese di febbraio è stato costellato da tantissime proposte di matrimonio, amori che sono nati, e questi amori, ahimè, stanno anche finendo. Non solo quelli nati da pochissimo, ma anche quelli di lunghissima durata e soprattutto quelli più belli che ci hanno fatto sognare, perché ahimè è finito l'amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt, quindi cosa che non ci saremmo mai aspettati, anche perché è una coppia veramente stupenda, che sono stati protagonisti insieme di un lunghissimo pezzo di vita, di tantissime anche azioni benefiche importanti. Tutti i figli adottati da Angelina, e sembra proprio che al centro di una discordia, di una prima discordia tra i due, ci sia il brutto rapporto di Brad con uno dei figli di Angelina, Maddox. Questo, insomma, è anche comprensibile quando si parla, insomma, di genitori che uniscono i propri figli, i propri legami, insomma. Quindi questo può avere delle conseguenze negative se non si è pronti effettivamente anche ad ampliare questa famiglia. Sicuramente è una coppia che ha fatto sognare perché, insomma, c'è stata questa rottura con Jennifer Aniston e poi è subentrata Angelina Jolie, due bellezze totalmente diverse, ma che, diciamo,
hanno fatto sognare proprio perché anche con alcuni film che hanno girato insieme erano la coppia perfetta, fatta insomma di passione, di fondamenta solide, e anche, come hai menzionato tu, gli eventi benefici erano un qualcosa che li univa molto. Sicuramente la fine di una storia dopo tanti anni porta con sé diversi strascichi, perché se non si è stati in grado, insomma, di porre fine ad alcune liti, poi queste si sommano e quindi si arriva ad un punto critico. Certo è che questo potrà avere poi delle ripercussioni anche sui bambini che hanno adottato, perché erano abituati, insomma, anche ad avere una duplice immagine. Non so però dal punto di vista legale quali risvolti potranno esserci, perché effettivamente, insomma, sappiamo che in Italia l'adozione è un qualcosa di molto difficile, bisogna avere una famiglia stabile, una situazione economica, che nel loro caso non c'è problema, però stabile, quindi questo potrebbe essere un problema poi per le decisioni future che si dovranno prendere. Infatti dai tabloid americani in particolar modo c'è stata molto eco di questa notizia, proprio perché sembrerebbe che ci siano delle problematiche molto serie alle spalle, anche dei disturbi della personalità dello stesso Brad Pitt, delle accuse forti da parte di Angelina Jolie, non solo nel rapporto appunto con il figlio Maddox, che è cresciuto, io lo ricordavo piccolissimo, sì, anche nelle foto insieme, ormai credo sia praticamente maggiorenne almeno, è veramente cresciuto tanto, gli anni passano anche per loro, non soltanto fortunatamente, per noi, esatto, fortunatamente è così, ma appunto ci sono delle accuse forti proprio da parte di Angelina Jolie anche per dei comportamenti violenti dello stesso marito, quindi è un divorzio con tantissime cose molto serie alle spalle. E devo dire che è un po' un déjà vu, ecco, perché ne abbiamo già affrontati di questi problemi con altre coppie, basti pensare alla Kardashian, insomma, quindi far venire fuori magari tutti questi segretucci che si tenevano nella coppia, soprattutto a seguito di una rottura definitiva, può essere un pochino catastrofico e può essere un'arma a doppio taglio, perché in entrambi i casi, insomma, non si sa dove sta la verità e soprattutto perché non si è ricorso prima magari ad una terapia di coppia o una terapia personale, insomma, per cercare un po' di risolvere questi problemi. Fatto sta che è sempre più comune nel mondo dello spettacolo assistere a questi procedimenti, insomma. Ricchi che impazziscono, poveri che impazziscono, quindi insomma non si capisce bene quali saranno le dinamiche poi future. Certo è che, insomma, scoprire questo di un bellissimo uomo quale è Brad Pitt fa un po' pensare. Eh sì, anche perché effettivamente ci sono tantissimi interessi economici, sì, e non solo in ballo, non osiamo neanche immaginare tutti quelli che ci sono. E secondo te può aver influito anche la gelosia nei confronti di qualche ex, in particolare molto chiacchierata nell'ultimo periodo? Potrebbe essere, perché c'è stata questa reunion con Jennifer Aniston che ha fatto un po' sognare, diciamo così, perché erano una coppia fantastica, erano amalgamati, erano passionali, erano complici ed erano amici, cose che insomma Angelina Jolie ha cercato di ricreare ma non ci è riuscita. In principio si parlava, insomma, di Angelina Jolie che aveva soffiato Brad a Jennifer Aniston, in realtà poi entrambi hanno costruito un percorso molto solido. Però chissà, magari Brad potrà riavvicinarsi a Jennifer Aniston, che, purché cinquantenne, insomma, si riporta benissimo. Sempre, si difende benissimo, sono veramente una bellissima coppia e davvero dispiace, perché poi è una coppia che ci ha fatto sognare, che era bella, ma soprattutto che ha speso sempre bellissime parole l'uno per l'altra, anche in un momento, ricordo, di difficoltà di Angelina Jolie, dove non mangiava, era depressa, lui veramente le è stato costantemente al fianco, come poi ovviamente un marito fa, al di là di tutti gli impegni anche lavorativi, quindi mi dispiace ancora di più. E infatti poi notizia anche di ieri che mi ha veramente lasciato triste e sconsolata è stata un'altra rottura, che quella, io poi lo sai sono pallonara, quindi sì, vedo anche il gossip calcistico, quello di un'altra coppia bellissima, Iker Casillas e Sara Carbonero, che si sono contraddistinti poi per la proposta di matrimonio più bella, secondo me, della storia dello sport e del calcio, in diretta TV. E anche quella sembrava una storia veramente da favola, poi in un momento molto delicato della Carbonero, nota giornalista, poi veramente una bellissima ragazza che ha avuto dei problemi di salute molto gravi e nonostante ciò hanno ufficializzato poi la loro separazione dopo tantissimi anni. Quello che mi turba di questi rapporti
rapporti, sai cos'è? Che sostanzialmente quando si passano dei periodi duri insieme, questo dovrebbe fortificare il Vero. rapporto. Invece vediamo molto spesso che, probabilmente perché ci si cambia, insomma, si passa ad una fase successiva e magari questo percorso non viene fatto insieme all'altra persona. Questo è un po' triste perché se ne passano tante insieme, però magari poi non si riesce più a ritrovare quel brio, quella voglia di stare insieme che comunque aveva caratterizzato tutte le coppie che in questo periodo si stanno lasciando. È vero, sarà anche la pandemia che non aiuta, non lo so, però è Sì, vero, anche perché molte siamo rotture. costretti, soprattutto le coppie, ad una convivenza forzata, quindi viene fuori un po' il peggio di tutti noi e insomma sopportarsi da questo punto di vista riesce un pochino difficile, però se bisogna mettere un punto, insomma è meglio farlo subito piuttosto che poi trascinare il rapporto per tanto tempo senza poi avere un risvolto positivo. Ecco, invece per alcune coppie che si separano con l'amore finito, alcune pensano ancora di convolare a giuste nozze con delle proposte da matrimonio, di matrimonio veramente da film, e questo è il caso di Benji e Fede, Sì. perché ormai sono un duo anche quando si nominano, quindi per tutti Benjamin semplicemente, Bella Thorne, che ha ricevuto questo anello stupendo che ha mostrato ovviamente sui social e questa bellissima proposta di matrimonio. Già stanno organizzando un matrimonio particolarmente sfarzoso, immaginiamo con mille mila Possiamo ospiti quando immaginare. sarà possibile, anche ovviamente con le restrizioni Covid nel mondo, perché sicuramente sarà fatto fuori dall'Italia. E comunque una bella storia che ci si aspettava anche un po' in meno, perché ovviamente Bella Thorne già famosissima, Sì. Benji un po' in meno, però complice anche tantissimi viaggi, l'esperienza all'estero, li ha fatti unire per un rapporto molto molto saldo. E soprattutto siamo riusciti a conoscere finalmente Benji perché fino ad ora non ne sapevamo nulla, perché insomma anche nel duo con Fede era sempre il ragazzo che suonava, insomma, quindi abbiamo Esatto. scoperto che aveva anche delle Un doti cuore, canori, aveva anche un cuore. aveva un cuore, ha un cuore. E questo rapporto, devo dire la verità, mi ha un po' stupito perché, insomma, vedendoli insieme non si direbbe che sono una coppia perché lui sembra molto piccolino, molto delicato, molto romantico. Lei Vero. invece è una donna molto prominente, quindi sono un po' gli opposti. Però questo amore, insomma, fa sognare perché quest'anello meraviglioso, una proposta che, insomma, non è niente male. Certo è che siamo un pochino fermi perché non sappiamo quando questo matrimonio si potrà fare, se si potrà celebrare. Speriamo solo che, insomma, avvenga il prima possibile perché a quanto sembra i due si vogliono vivere veramente. Eh sì, soprattutto si parla di matrimonio particolarmente sfarzoso, chissà chi saranno gli ospiti, testimoni, anche personaggi sicuramente del jet set americano, chissà, sono anche io molto Sì, ci sarà curiosa. un miscuglio di etnie e questo è un qualcosa di carino. Spero che sarà Fede il testimone, insomma, di Benji, anche se si vocifera che ci sia un po' di distacco tra i due, probabilmente a causa anche delle scelte artistiche che hanno deciso di percorrere, perché Benji, ovviamente, non essendo noto come Benjamin, ha cercato poi di costruirsi la sua strada. Forse un po' tardi, però adesso stanno uscendo fuori un pochino le dinamiche del rapporto anche con Fede, e questo fa un po' pensare che ci sia area di crisi anche dal punto di vista musicale. Vedremo, vedremo cosa succederà. Noi intanto ci fermiamo per un pizzico di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it.
Ben ritrovati amici di Gossip Mania, noi come ogni pomeriggio stavamo inciuciando, ci manca solo il tè con i biscottini, sì. E praticamente abbiamo ricreato un pomeriggio ideale proprio tra ragazze, possiamo dire. Ma non solo, perché noi accogliamo ogni tipo di chiacchiera, ogni tipo di argomento, quindi davvero abbracciamo tutti i generi, spettacolo, musica, TV, veramente qualsiasi cosa. Grande e piccolo schermo, insomma, sì, non facciamo differenza, l'importante è che ci sia qualcosa di cui chiacchierare. Perché insomma si toccano anche temi molto importanti sia dal punto di vista personale, quindi del percorso di vita, della pandemia, del campo artistico, insomma, quindi sono tutte tematiche che ci permettono anche di fare un ragionamento un pochino più profondo usando, tra virgolette, questi personaggi. È vero, ci danno sempre spunti importanti per riflettere, per fare poi deduzioni più ampie. Ritorniamo però sul nostro caro amato Gossip, anche qui faccio un off topic per la gioia della nostra regia sicuramente, e ieri, devo dire la verità, ho avuto modo, visto che ero in un momento di tranquillità serale, non c'erano partite, non c'era nulla in particolare da seguire, ho guardato un po', solo un po', però un'oretta, esatto, l'oretta finale dell'Isola dei Famosi. Okay. Anche in questo caso è finita tardissimo, inutile che te lo dico, però fortunatamente sono riuscita a beccare anche il grande ritorno di Elettra Lamborghini, che veramente ha confermato ogni aspettativa, perché con Iva Zanicchi in particolar modo crea veramente un duo fantastico. Ti dico solo che è iniziata una querelle sulle diversità di carattere del genere maschile e femminile, facendo degli esempi poi riguardante anche il mondo animale, come può essere la vedova nera che mangia il ragno, quindi cose anche abbastanza efferate, e Iva Zanicchi si è lasciata andare ad una descrizione del mondo animale, soprattutto di alcune specie di pesci, con dei doppi sensi che non ti dico proprio, accolte ovviamente da Elettra Lamborghini in una maniera fantastica. Diciamo che hanno fatto un pochino a discutere, perché leggendo insomma stamattina quello che era accaduto si è andato un po' oltre quello che era il limite, anche perché Ilari non è che riusciva molto a sedare. Basita semplicemente. E poi insomma anche la presenza di Tommaso Zorzi ha fatto intendere che insomma si era creata una sorta di aura intorno ai tre, che li proteggeva come se stessero a casa bevendo o mangiando una pizza, e quindi discutevano del più e del meno. Era come se fossero totalmente isolati dallo studio televisivo, però questo insomma ha fatto ancora una volta attirare l'attenzione e parlare dell'isola. Eh sì, anche perché effettivamente, come avevamo già detto ieri, Tommaso Zorzi sembra essere il più serioso del trio, e infatti qui ci lanciamo un assist, perché tra pochissimo parleremo proprio di Tommaso Zorzi, quindi ha tutto un filo conduttore. Ma soprattutto c'è stata una scena molto molto particolare, perché ieri abbiamo parlato di Akash, questo ragazzo molto chiacchierato, anche un po' dal carattere pesantino, infatti abbiamo detto è al televoto con Angela Melillo, e infatti l'hanno eliminato, come era immaginabile, insomma. Infatti ho tirato un sospiro di sollievo, perché finalmente, sai, è un po' pesantuccio il ragazzo, si deve un pochino alleggerire un po' la vita, perché veramente cerca di discutere su ogni piccolo aspetto e di non prendere posizione. Credo che questo sia l'aspetto più brutto di una persona. E infatti gliel'hanno detto ieri, perché ha avuto la possibilità di restare proprio all'isola dei Burinos, quindi con l'altra parte dell'isola, con soltanto due naufraghi. Però ha rifiutato, perché ha detto che la sua isola in realtà l'aveva già vinta, il suo percorso personale, lì si è scatenato lo studio. Ilari arrabbiatissima, veramente arrabbiata, dicendo magari avremmo avuto la possibilità di invitare altri naufraghi più motivati, invece abbiamo preso te che alla prima occasione prendi e vai via. Lo stesso Zorzi giustamente poi ha replicato: ma quale isola hai vinto che stai lì da una settimana, cosa avresti risolto anche con te stesso? Per un giovane è importantissima anche una settimana, due settimane in più di visibilità per costruire anche una carriera al di fuori del reality, tu vai a casa. E quindi è stato
massacrato definitivamente. E poi giustamente direi, perché l'isola, al di là insomma della bellezza che ha, è un percorso personale, quindi probabilmente c'è anche molta paura da questo punto di vista, perché non tutti sono pronti poi a scoprire il vero io, quindi insomma questo fa pensare. Sicuramente non si parlerà a lungo termine di questo ragazzo, perché insomma, si è parlato solo dei suoi occhi, non sappiamo nulla del suo carattere se non che un pesantuccio, non ha creato dei legami all'interno dell'isola, quindi insomma è stata una meteora. Bocciatissimo. Torniamo a parlare anche di Tommaso Zorzi e dell'ultimo gossip che riguarda proprio la nuova star della televisione italiana, perché ce lo ritroviamo un po' ovunque, sì, nelle interviste, nei reality, come opinionista, sui social ovviamente, perché lui nasce dai social, e Galeotto è stata una sera a casa di Stefania Orlando, dove ha riscoperto questa grande amicizia e forse anche chissà qualcosa in più con Gabriel Garco. Infatti alcuni scatti pubblicati proprio sui social lasciano intravedere una grande sintonia tra i due personaggi, che poi si sono semplicemente incrociati al Grande Fratello VIP per una serie ovviamente di personaggi in comune, di varie ospitate, di varie anche voci su ciò che ha creato negli scorsi anni lo stesso Gabriel Garco con Adua e così, sì, via. Inutile ritornare sempre sulle stesse questioni. E sembra che, nonostante lo stesso Garco abbia vissuto anche un periodo da single, ora stia frequentando, però sembra un ragazzo proprio partenopeo, sì, sembra che in realtà una sintonia ci sia con lo stesso Tommaso Zorzi. E questo fa pensare, anche perché nell'ultima intervista che ha rilasciato Gabriel Garco si era detto molto innamorato di questa fiamma. In realtà è stato un fuoco di paglia. Come perché, al solito. Come al solito. Però quello che ancora non riesco a capire è perché Gabriel Garco insomma cambi continuamente anche la sua linea di pensiero. Ultimamente si è dimostrato un pochino incoerente, anche perché ha reso noto alcuni dei percorsi del passato, anche in relazione a Emanuele Arcuri, quindi insomma, sì, tutte relazioni che erano state costruite ad hoc. Quindi devo dire che guardandolo al momento non mi fido molto di ciò che dice. Sicuramente con Tommaso Zorzi non se la potrebbe passare liscia, perché insomma lo metterebbe alle strette e lo farebbe probabilmente uscire fuori. Quello che sappiamo è che in entrambi i casi si parla comunque di due persone che hanno sofferto molto, perché essendo dei rappresentanti anche del mondo social hanno dovuto far fronte a delle critiche anche dal punto di vista insomma dell'apparenza. Ricordi ad esempio com'era Gabriel Garco prima e come poi ha fatto parlare di sé dopo per alcune aggiustatine che si è fatto sul volto, quindi insomma è come se avesse perso un pochino la bussola. Spero che lo stesso non accada a Tommaso Zorzi, perché insomma è proprio nella sua genuinità che si ritrova poi questa sua verve particolare. Non credo che però tra i due ci potrà essere questa liaison molto profonda. Anch'io non credo, credo sia soltanto un'amicizia sulle ali della simpatia e della leggerezza, perché poi entrambi sono molto molto simpatici, con questa altrettanto simpatica amica in comune. Devo dire la verità che la penso come te, non vorrei che Tommaso Zorzi si lasciasse un po' influenzare da questa onda del successo, anche un po' social, anche un po' post reality, che poi ovviamente così come arriva può passare in maniera molto rapida, perché effettivamente anche ieri quasi veniva sopraffatto dalla verve di Iva Zanicchi, che ormai fa televisione, sì, da sempre, saranno almeno 50 anni se non di più, quando la televisione era ben altro, sì, poi molto lontana da tutte le dinamiche attuali. E la stessa Elettra Lamborghini, che ovviamente è molto più posata rispetto ai social, perché in prima serata non potrebbe essere altrimenti, ma comunque si lasciava andare alla battuta, a qualcosa di simpatico. Lui invece molto più posato, un po' troppo nel suo ruolo forse. E questo insomma fa pensare, anche perché diciamo cambierebbe un pochino quelle che sono le dinamiche a cui siamo abituati. Fatto, sì, sta che Tommaso Zorzi già nel Grande Fratello ha mostrato di avere delle fragilità, dei percorsi che non erano ancora terminati sulla riscoperta del proprio io, anche, sì, dal, sì, punto, sì, di vista sentimentale si era dimostrato molto debole. Quindi non vorrei che insomma quest'onda del successo, come hai detto tu, lo travolgesse, perché ne uscirebbe totalmente distrutto. Non
si parla però molto più della sua amicizia con Oppini, e questo è un altro punto molto critico, perché insomma era un'amicizia molto forte, anche se da parte di Zorzi c'era del sentimento, c'era dell'altro, una relazione che non poteva esserci. Ma anche questo è un punto che credo che Zorzi non abbia ancora digerito, e forse sta cercando ancora di trovare il suo posto nel mondo dello spettacolo e magari cercare di essere un pochino diverso da quello che ha mostrato al Grande Fratello, e questo credo sia un grave errore. Indagheremo anche su questa amicizia, un po' su queste dinamiche. Ultimo argomento, che poi è una curiosità e ci scatena anche una grandissima invidia, sì, come ti dicevo anche ieri. Ebbene sì, qualcuno è riuscito a entrare a casa di Johnny Depp, persino farsi una doccia indisturbato, prepararsi un cocktail, sì, perché quella è una cosa importantissima, soprattutto al giorno d'oggi, e fare anche un po' la persona stupita quando poi è stato beccato, ovviamente chiuso in carcere, e hanno anche buttato la chiave, presumibilmente. Che esagerazione, però, su, solo per passare del tempo e bere un cocktail con Johnny, cioè, io non lo so proprio. Che invidia, perché noi lo possiamo vedere solo attraverso lo schermo, ed è un uomo che insomma fa sognare tutt'oggi. Fatto sta che non riesco ad immaginare quale possa essere la reazione, quale possa essere stata la reazione di Johnny Depp nel vedere questa scena, perché insomma immagina, noi entriamo nella nostra casa, sicuramente lo spavento, invece Johnny Depp lo vedo un tipo molto più easy, molto più leggero, quindi magari mi aspettavo, sai, che si unisse a questo cocktail e che iniziassero a parlare. Magari fosse stata una donna, sì, già era diverso, chissà, chissà. Però insomma, chiuderlo in carcere, gettare la chiave e tartassarlo in questo modo è un pochino esagerato, insomma. Sì, credo abbia fatto assolutamente strano che poi personaggi così famosi abbiano sicuramente poi vivono in ville stratosferiche, sì, anche un po' nascoste rispetto ovviamente ai centri cittadini, e che sia così facile poi penetrare all'interno di questi veri e propri bunker. Quindi questo sarà stato sicuramente una spia d'allarme per lo stesso Johnny Depp, che potrebbe ritrovarsi poi più persone, magari si trasferirà da un'altra parte, insomma, credo che a breve accadrà. Però insomma è stata anche carina come modo di intrufolarsi all'interno di una casa, perché siamo abituati ai soliti ladri che insomma saccheggiano la dimora. Pensavo proprio questo, sai, magari un cimelio di un film, qualcosa di grande valore, invece proprio voler vivere casa Depp. Ci sta, insomma, anche perché potersi fare un cocktail dopo una doccia calda, magari in una piscina o in un posto particolare, insomma, entra nel curriculum di una persona, di un ladro, e fa pensare che insomma potrà avere anche, chissà, magari da George Clooney potrà andare, potrà prendersi cura del maialino una volta che uscirà da questo carcere. Tu da chi faresti irruzione? Oddio, ce ne sono tanti, però ti dico la verità che Johnny Depp è effettivamente uno dei miei sogni nascosti, perché è un uomo che ha dimostrato fin da subito di avere delle personalità molteplici, quindi non sai mai chi hai di fronte. Sicuramente questa cosa poteva essere particolare, però in realtà nel mio caso non si tratterebbe di un uomo, ma di una donna. Ah. Vorrei intrufolarmi nella casa di Charlize Theron. Vedi? Che credo sia una delle donne più belle del panorama. Elegante, bella, brava. Brava. Anche, ovviamente. È sicuramente una donna che nel vedere il suo guardaroba, insomma, cercherei di trovare qualcosina che possa andarmi. Senza limitarsi al cocktail, ovviamente. No, 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 no. Ovviamente dice, Charlize, spiegaci e svelaci i tuoi segreti, soprattutto anche quelli di seduzione. Lì ci sarebbe molto da studiare. Nel tuo caso, invece? Sai, ci stavo pensando, non so, ora così su due piedi, un personaggio che mi incuriosisce tantissimo nell'ultimo periodo, non solo, perché poi parlando spesso anche con mia madre, diciamo sempre, ah, che bel ragazzo, che bravo ragazzo. Gianni Aman. No, giammai. Perdonate la battutaccia, però veramente no. No, è Stefano De Martino. Oh. Cioè, vedi, magari anche una casa più vicina. Sei più vicina, ci puoi fare un però salto. Mi piacerebbe scambiarci due chiacchiere, perché ho la curiosità, avrei la curiosità che sì, credo non potrò mai togliermi,
di capire realmente se è così come sembra, perché secondo me è così genuino, così semplice. L'ho visto anche da Queen Mary sabato, è veramente simpaticissimo. E l'hanno messo insomma, anche insomma alle strette. Poretto, veramente. L'hanno messo alle strette parlando della ex compagna e quindi di questa gravidanza. Però lui, posatissimo, ha risposto a tono e non si è lasciato andare poi a questi giochetti televisivi. Quindi... Esatto, infatti è stato proprio, proprio bravo. Quindi un cocktail con lui lo berrei, sai? Magari più di un caffè, rimanendo in tema Napoli, tra un caffè e un cocktail ci sta. Poi magari conosce anche Santiago e fate una partitella a calcio tutti e tre. Ma sì, assolutamente. Dopo questo momento noi purtroppo siamo in chiusura, anche se continueremo a parlare per tutto il pomeriggio, però c'è ancora il palinsesto di Teleprima, quindi non possiamo sforare. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Noi vi diamo appuntamento a domani sempre con Gossip Mania. Buon pomeriggio.